Sono le opposizioni che dicono sempre si poteva fare di più e si poteva fare meglio. Quando erano al governo hanno fatto molto peggio, quindi va bene così. Noi facciamo il nostro dovere con serenità, determinazione, portiamo i risultati e andiamo avanti. Invece un commento su un giurì d'onore invocato questa mattina, chi ha invocato? Giuseppe Conte, dopo le parole del Presidente del Consiglio. Quando uno ha la serenità di aver fatto bene le cose, detto le cose giuste, è solo soddisfatto se si esprime un giudizio terzo. Riguarda anche la vicenda, l'unico precedente che tutti stanno citando è il mio caso. Abbiamo visto per mesi tante polemiche e poi il giurì d'onore ha detto che non avevo leso l'onorabilità di nessuno e avevo detto cose vere. Finirà uguale, sarà un boomerang per la sinistra anche questa volta, per il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il MES, come andrà a finire questa vicenda, comunque a prescindere da quelle parole di Conte? Andrà a finire nel miglior modo per gli italiani. Finalmente abbiamo qualcuno che in Europa va a trattare cercando di fare gli interessi degli italiani, dicendo chiaramente le cose come stanno e non mentendo. Grazie. Conte vuole fare la prima grande di confronti di Meloni, cioè è un po' un campagna elettorale. Non bisogna essere seri, però il gran giurì si può fare tutto, ma i cittadini vogliono sapere cosa facciamo per loro. Cosa facciamo per la sanità, cosa facciamo per ridurre le tasse, cosa facciamo per creare nuovi posti di lavoro, cosa facciamo per realizzare infrastrutture che permettano di essere le nostre terre più competitive, cosa facciamo per sostenere le piccole e medie imprese. Questo i cittadini vogliono sapere, come avviamo le nostre riforme per attirare investimenti nel nostro paese, questo vogliono sapere. Noi dobbiamo parlare di cose concrete. Vogliamo ridurre le tasse? Sì. Vogliamo lavorare perché ci siano meno liste di attesa, perché non si muoia di cancro, perché deve aspettare un anno per farti la TAC? Queste sono le cose che contano, questi sono gli impegni che noi dobbiamo prendere. La crescita economica è fondamentale, questo se poi sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Senta, ma in Europa invece, secondo lei invece in Europa la Meloni sta gestendo bene questa trattativa sul patto di stabilità e minacciare un veto è una cosa corretta secondo lei? C'è una trattativa in corso, lei ha detto non escludo nulla, se la trattativa si vede che cosa c'è per l'Italia, cosa non c'è. Oggi sul packaging il ministro Pichetto ha votato contro perché è un testo che non va bene, per noi andava bene il testo del Parlamento europeo, ma fa parte della trattativa, non è che bisogna sempre dire sì, tutto va bene quando le cose vanno bene ad altri e non vanno bene all'Italia. Un governo deve tutelare l'interesse nazionale in un contesto europeo e quando c'è una trattativa si cerca di tutelare l'interesse nazionale in un contesto europeo. Giornata movimentata, credo sia una giornata di ordinaria follia, cioè se sul MES stiamo assistendo a una roba che io definisco Sandra e Raimondo, cioè una discussione su chi è stato a appoggiarlo di meno o di più quando tutta Europa aspetta che lo portiamo in Parlamento. Allora invece di fare Sandra e Raimondo potremmo portarlo in Parlamento, vedere chi lo vota e chiudere questa vicenda che sta coprendo di ridicolo l'Italia. Senti, invece per quanto riguarda il Gran Giurì. Ma che le devo dire sul Gran Giurì? Ma secondo lei ma è una roba che è normale? Ma se facciamo un Gran Giurì su tutte le cazzate che ha raccontato Conte finiamo fra 14 anni, quindi cerchiamo di andare in aula e approvare sta roba, non so che si può andare avanti così, ma veramente è una cosa sconcia. Ma voi pensate che un europeo lo comprenda, cioè un europeo che comprenda cosa sta succedendo in Italia? Cosa facciamo? Il Gran Giurì sui russi che sono venuti in Italia, il Gran Giurì su quello che diceva Conte su Trump, il Gran Giurì su Salvini che difende Elon Musk e si fa le canne, il Gran Giurì su quell'altro che fa la GPA, ma che vogliamo fare? Stiamo a fare il Gran Giurì, ma andiamo in Parlamento e approviamo. Un'ultima sulla slime federata? A chi? Il sinistro, sono fatti della sinistra. Detto questo, mi pare che Conte gli abbia detto federati da sola, quindi mi pare che siamo un pezzo avanti. Una giornata, ripeto, di ordinaria follia. Intanto, però, di scuola, di sanità e di salari non abbiamo parlato, e questo mi pare che sia in assoluta continuità con gli ultimi 33 anni. Questo Gran Giurì, ma dai, ma sinceramente, Conte. Ma la ricostruzione che ha fatto Meloni a lei torna? Sì, la ricostruzione del Presidente del Consiglio è chiara, l'ha fatta in aula, ha tirato fuori un documento, insomma adesso poi pensare che sul MES lui non abbia, il suo governo non abbia firmato, insomma viene abbastanza difficile da credere. Scusate, perché
quindi questa frase in sospeso, cosa vuol dire? Ma no, non voglio dire nulla, dico semplicemente che questo modo di... Cioè io penso che in politica la cosa più giusta sia quella di cercare di prendersi un po' le proprie responsabilità, che sarebbe già un passo in avanti, potrebbe essere anche apprezzato dai cittadini, sia quando si fanno le cose giuste, sia quando si sbaglia, insomma, quindi conseguenza. Io quando ho sbagliato, no, ho chiesto scusa. Ciao. La manovra arriverà in Senato e poi alla Camera, va tutto bene? Abbiamo rispettato i tempi e soprattutto gli obiettivi principali. Il taglio del cuneo fiscale aumenta il valore reale delle retribuzioni per molte famiglie e lavoratori. I soldi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, circa 8 miliardi, consentiranno una trattativa che aumenterà le retribuzioni di un'altra parte importante, dei lavoratori e delle famiglie italiane. Abbiamo privilegiato la sicurezza con 100 milioni in più ulteriori al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, carabinieri, polizia, vigili del fuoco ed altri benemeriti. Si è fatto un buon lavoro anche di avvio della riforma fiscale, di tutela delle famiglie più numerose e parallelamente, fuori dalla legge di bilancio, l'approvazione delle del PNRR vogliono dire soldi che arrivano in Italia. L'approvazione delle variazioni al piano del PNRR vuol dire appoggio alle politiche del nostro governo. L'occupazione segna un picco record anche per quanto riguarda i posti di lavoro a tempo indeterminato dal 2004 ad oggi. Sono tutti dati positivi che stimolano a fare ancora di più per risolvere tutti gli altri problemi che sicuramente abbiamo nella nostra nutrita agenda. Ecco, si troverà spazio nel mille proroghe per il super bonus che ci tenete tanto anche? Noi riteniamo sia importante trovare una soluzione per chi ha uno stato di avanzamento dei lavori tale che, rimanendo in mezzo al guado, avrebbe solo danni da una norma che però va rivista perché ha determinato un indebitamento gigantesco dello Stato grazie alla demagogia dei grillini. Vogliamo salvaguardare chi sta appunto in mezzo al guado, vedremo se nel mille proroghe o in altre sedi ci sarà una possibilità. Ci stiamo lavorando, ma è ovvio che poi è una misura che va a esaurimento perché le spese hanno superato di gran lunga i benefici. Timissima ha sentito del Grand Jury. Cosa pensa delle parole di Conte che vuole portare Meloni al Premier, al giurì? Non lo sapevo che vuole portare al giurì. Sì. Si occupi del senatore che è stato eletto in condizioni di ineleggibilità e delle cose che ha fatto per l'ente lirico di Genova. Conte si deve svegliare, Conte, e poi ci devi spiegare. 300.000 euro l'anno dati a grillo, soldi pubblici dei gruppi parlamentari. Date un super reddito di cittadinanza al vostro leader Grillo, pagato con i soldi dei cittadini. C'è un senatore in una palese gravissima condizione di ineleggibilità che faceva emendamenti per l'ente per il quale appunto fa l'amministratore. Non è che ci vuole il giurì d'onore, per voi ci vorrebbe proprio, non so, un'ambulanza per portarvi a una cura. Mi rivolgo a Conte. Le parole di La Russa sul capo dello Stato, diciamo, sono state disinterpretate? Permesso. Il migliore interprete delle sue parole è La Russa, il quale ha già detto e ha già spiegato che sono state strumentalizzate.